Allora, Rossella, tu ti sei fatta portabandiera di questa grande ricerca che è stata fatta. Dico due cose per chi non sapesse. Un giorno, veniamo contattati per fare un corso di formazione ai docenti, perché, Rossella, come rettore, dice: ci tengo a dare un metodo di studio ai nostri docenti in modo che possano trasferire con metodo ai discenti, agli allievi. E da lì ho capito quanto fosse avanti rispetto a tante scuole dove si dice bisogna studiare col vecchio metodo, olio di gomito, ore sui libri, e quindi è partito questo progetto School Revolution per capire come un metodo potesse fare la differenza. Quindi io ho fatto questa premessa, ma ci tengo, anche perché tanto che non ci sentiamo, a lasciarti carta bianca e dici tu come è andata, come l'hanno vissuta i ragazzi, gli insegnanti, quello che ti fa piacere condividere. Bene, grazie. Intanto è un piacere per me, insomma, rivederti e chiaramente subito ho aperto l'invito per il nuovo anno scolastico che arriverà, insomma, che sta ormai, diciamo, chiudiamo questo e apriamo già l'altro. Beh, c'è stata una doppia follia da parte di tutti e due, nel senso non soltanto questa sfida del metodo di studio di cambiare tutta la scuola, perché non è che abbiamo lavorato con una classe, con alcuni docenti, proprio con tutta la scuola, ma l'altra follia di farlo in un periodo molto delicato come quello che abbiamo vissuto tutti e che stiamo vivendo, insomma, della pandemia. Quindi abbiamo aperto la scuola a settembre, sai, insomma, con tutte le regole, le ristrettezze, eppure abbiamo fatto un lavoro immenso, immane, qui dentro senza mai fermarci, e con tutto il distanziamento e l'attenzione possibile. Dopodiché, chiaramente, dopo questo mese di lavoro, poi sappiamo che si è chiuso, si è fermato di nuovo il mondo, ma noi siamo andati avanti e la cosa bella è stata che, come se avessimo dato giusto in tempo gli strumenti ai nostri studenti, perché questo che ci hanno detto, cioè che proprio col fatto di poi aver affrontato un anno a singhiozzi, cioè periodi lunghi in didattica a distanza, altri periodi in presenza, alternati, insomma molto complesso, il fatto di averli formati subito, perché noi siamo partiti il 3 settembre, proprio col metodo di studio, questo li ha aiutati anche a studiare meglio e a star bene da soli a casa e a lavorare a distanza. Quindi praticamente gli abbiamo dato, un ragazzo ha detto ci avete dato gli strumenti proprio veri e propri dell'autonomia. Questa è la cosa bella, anche perché i risultati della ricerca li abbiamo visti, sono molto ma molto interessanti e la cosa che mi ha colpito di più, e infatti poi questo è il risultato appunto che hanno continuato a studiare bene anche in didattica a distanza, lì dove ci sono state le classi dove abbiamo formato solo i ragazzi e non i docenti, hanno avuto dei risultati, diciamo, importanti, importanti. Quindi vuol dire che lì dove interveniamo anche solo con i ragazzi, senza poter intervenire sui docenti, i ragazzi alla fine vanno avanti, migliorano, insomma, e quindi questo sarebbe addirittura risultati migliori rispetto a quelli dove abbiamo formato solo i docenti e non i ragazzi. Questo ti dimostra che noi gli strumenti li dobbiamo dare innanzitutto ai ragazzi e poi e chiaramente anche ai docenti, perché la cosa migliore, e lo abbiamo visto, è formare la scuola. Però noi per anni abbiamo investito nella formazione dei docenti, pensando che poi questa formazione ricadesse sui chiaramente gli alunni e quindi la qualità della scuola. Non sempre abbiamo visto è così. Perché quando vai a formare un docente non sempre è detto che poi il ragazzo riesca a capire quello che uno vuole trasmettergli, mentre invece intervenendo direttamente con loro e con i docenti la cosa ha funzionato di più. Questa è stata la cosa bella, formare tutti e soprattutto formarli prima che si chiudesse la scuola, quindi è stato anche molto Certo. particolare. Ci dici qual è la tua filosofia nel guidare una struttura così complessa? Perché è un lavoro immane, docenti, tutti gli studenti. E che cosa fai ogni anno per i tuoi studenti? Beh, questa sì è una struttura complessa perché qui dentro si vive
E io dico che c'è vita, si percepisce dal primo momento, insomma. Io sono in questa scuola da poco tempo, cioè sono arrivata praticamente l'anno scorso, quindi insomma veramente, cioè ormai questo è il secondo anno, diciamo. Però in genere che cosa faccio per rendere questa le scuole all'avanguardia, soprattutto in questa situazione, cioè questa realtà così complessa come quella del convitto? Innanzitutto quella di guardarmi intorno, capire che realtà mi hanno assegnato, dico, innanzitutto come struttura, dopodiché come anima, come persona, insomma, quindi gli studenti, i docenti o altro, e cercare di collegarla il più possibile col mondo reale. Che cosa significa col mondo reale? Significa che non puoi assolutamente fare scuola come la facevi tanti anni fa, che devi capire di che cosa hanno bisogno i ragazzi innanzitutto e anche i docenti. Ma soprattutto io lavoro molto sull'umanizzazione degli ambienti, quindi la scuola. Tu hai detto io mi sono sentito accolto, ci ho lasciato il cuore. Bene, tutti quanti noi li accogliamo così, anche cioè dal primo all'ultimo, e quello di far sentire la persona che arriva qui parte integrante di tutta la comunità, che può essere il relatore del giorno, che può essere chi viene a fare la formazione, lo studente, il collaboratore scolastico, tutto. Perché se lo fai sentire parte integrante della comunità, ci tiene, la fa crescere insieme a te. Noi una cosa che diciamo sempre è l'importanza dell'ambiente, quanto l'ambiente condiziona i risultati. Ci dici che cosa ti sei inventata in questo periodo per migliorare il vostro ambiente? Allora, adesso praticamente, chiaramente in questo periodo sono tornati i ragazzi, facciamo molto a scuola all'aria aperta e quindi ci siamo inventati queste aule, diciamo, dove c'è solo il soffitto e quindi pareti aperte, ed è bellissimo perché vedere questi spazi nel cortile dove i ragazzi si dividono in ambienti, naturalmente stanno lì, oppure anche in giardino a lavorare, a studiare fino a tardi, è molto bello. Anche perché i ragazzi, per esempio, del liceo, che non hanno l'obbligo del semiconvitto, mentre gli altri dell'istituto comprensivo sì, col fatto che hanno questi spazi dove possono stare all'aperto insieme, sotto anche un ombrellone, sotto un telo, abbiamo messo anche delle vele in giardino, addirittura non vanno più a casa, rimangono qui. O i ragazzi, per esempio, del convitto, che la sera non chiedono di uscire, ma di rimanere nei locali del convitto perché si sentono più sicuri, ma stanno all'aperto. Quindi adesso abbiamo praticamente questa piazza nel cortile dove si fa lezione tranquillamente. Mi piace condividere, se avete l'opportunità andate a vedere con Vito Mario Pagano che struttura è e come viene tenuta, perché è meravigliosa. Io ho visto gli addobbi di Natale, è proprio un qualcosa che invoglia ad andarci. E che cosa fate lì per far stare bene i vostri ragazzi? Quanto questo può incidere secondo te sull'apprendimento? Beh, tanto, perché il concetto di scuola a casa, quindi è quello. Infatti i ragazzi, insomma, non mangiano. Il termine, per esempio, mensa, fa pensare sempre a qualcosa di freddo e che sia a basso costo, no? Immaginiamo queste mense tristi dove si mangia, però si mangia male o altro. È proprio il termine. In genere noi pensiamo, quando pensiamo, ci dice mensa, non pensi mai a un piatto gourmet, qualcosa di particolare, a un bell'ambiente, insomma. E invece noi anche lì abbiamo voluto creare un bel momento. Nonostante la pandemia abbiamo dovuto chiaramente mettere i vetri e i tavoli, però i bambini si divertono, anche i ragazzi ormai sono abituati, si divertono pure e scherzano, sembra che fanno i colloqui al carcere, cioè della serie tra un vetro e l'altro, dice tu che fai, che cosa hai combinato, insomma. Però questo per la sicurezza, ma nello stesso tempo quindi è simpatico, ma soprattutto la qualità degli alimenti. Quindi il prodotto, io dico a chilometro zero, quindi favorire i prodotti locali. Il Molise è una terra meravigliosa, ma come tutta l'Italia, ogni regione ha i suoi prodotti.
E quindi perché non mangiare i prodotti di stagione o quelli che noi abbiamo qui, quindi tutta produzione locale, e soprattutto si cucina ogni giorno tutto fresco e spesa giornaliera. E anche ogni settimana c'è il proprio menù, e la particolarità, sempre per un discorso di accoglienza e di rispetto delle diversità, abbiamo anche il menù per i vegani, vegetariani, i celiaci, insomma, le diete per l'atleta, le diete per il rettore, abbiamo tutto. Ecco, parlando di questo, quanto incide lo sport? Voi siete un istituto all'insegna dello sport, e quanto incide secondo te il concetto mens sana in corpore sano? Beh, noi ci crediamo molto, a parte che io vengo dal mondo dello sport e quindi per forza, insomma, non sarei, cioè, mi viene naturale, ma comunque i convitti hanno, purtroppo ci siamo dovuti fermare con la pandemia, ma ci sono le convittiadi che sono delle vere e proprie olimpiadi, i ragazzi si preparano in tutti gli sport ed è molto bello. Poi abbiamo una palestra, una bella palestra interna, anche spazi esterni, quindi ci crediamo molto col fatto che si fanno le attività fino al pomeriggio alle 18, quindi c'è possibilità, diciamo, di fare un po' tutti gli sport. Chiaramente non parliamo di quest'anno di pandemia perché si è fermato il mondo, cioè in palestra abbiamo dovuto mettere i tavoli per fare lezione, insomma è tutta un'altra cosa, però noi siamo fiduciosi. Infatti anche con adesso con la cosiddetta scuola dell'estate, no? Tutta la polemica c'è stata o altro, innanzitutto non è che tu vai a scuola d'estate, noi aderiremo a questi progetti PON, li presenteremo con la speranza di avere finanziamenti perché ci sono delle belle possibilità, cioè i moduli che noi andremo a fare sono i moduli di attività motoria, di cinematografia, cioè vari tipi di linguaggio, quindi e non necessariamente tra l'altro devi farli a scuola, ma puoi far fare attività motorie ai ragazzi presso i centri sportivi. Quindi noi ci siamo sacrificati chiaramente quest'anno come tutti quanti e allora puntiamo a riprendere il discorso del linguaggio del corpo durante l'estate, quindi daremo la possibilità a tutti gli studenti di fare un po' tutti gli sport e di ripartire, però poi speriamo di fare al più presto le convittiadi e anche di vincerle. Ottimo. Senti, ad un genitore, dal tuo punto di vista, che sei dall'altra parte, che suggerimento puoi dare, per supportare i figli in questo periodo? Io sento dei genitori che sono proprio disorientati, non sanno proprio cosa fare. Che cosa gli Mi viene in suggerisci? mente solo una cosa, di non inventarsi nulla e di ritornare a quelle due o tre cose che facevamo, io dico noi, parlo della mia generazione, quando eravamo piccoli. Quindi lo stare insieme, fare le passeggiate, divertirsi con cose semplici, stare molto all'aria aperta, senza preoccuparsi di altro. E soprattutto di non fare la corsa adesso che riapro i centri ad accompagnarli a destra e a sinistra o a dargli chissà quanti stimoli o preoccuparsi come se avessero perso un anno scolastico che devono recuperare, no? In questo periodo magari io dico spegnete gli schermi, fate leggere i libri anche sotto l'albero, camminate, passeggiate, divertitevi con cose veramente molto molto semplici. Riprendere il tempo. Certo. Che condivido tantissimo, molti genitori dicono, ma di fatto ha perso dei contenuti, dopo si troverà in difficoltà e così via. Secondo te nel bilancio di una vita quanto può incidere questa cosa e quanto invece può incidere e compensare con queste cose che hai detto? Beh, noi non dobbiamo riempire i ragazzi di contenuti, adesso gli dobbiamo dare la possibilità di riaprirsi e soprattutto di ridargli la curiosità di apprendere. Nel momento in cui li facciamo stare bene, li incuriosiamo di nuovo, li facciamo, poi tutto il resto viene naturalmente. Sì, io dico che questo periodo è un po' come per un atleta dopo un infortunio, non è che posso forzare a recuperare e così via i propri tempi in modo da riassociare un'emozione piacevole all'apprendimento senza paura di farsi male e così via. Però cose semplici, no? Di corsa non puoi ricominciare di nuovo colpo a correre o a caricarti con i pesi o altro, riprendi a camminare, riprendi a fare gli esercizi più semplici, poi vai nella parte più complessa. Quindi è questo, perciò parlavo di semplicità, di tempo e di stare insieme.
Leggere, leggere, ascoltare la musica, non stare lì. Perciò ho detto spegnete tutti gli schermi, coprite anche la televisione, qualsiasi cosa, basta con lo schermo e riprendete il contatto umano e regalate libri. Ottimo. Grazie ancora e mi auguro davvero di rivederti presto dal vivo. Guarda, siete sempre con me virtualmente perché la indosso, è l'unica che... Bellissimo. perché è il valore affettivo, no? Sono quelle cose che ti danno energia, ti danno bei ricordi e come ci sentiamo determina i nostri comportamenti. Quindi grazie per tutto e a Grazie presto. a te, grazie. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao.